TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Oggi, primo giorno degli esami di maturità, cioè l'orale oggi, che vede impegnati tantissimi studenti in tutta la regione del Veneto, in tutta Italia in realtà, e sono insomma queste nuove modalità in cui dovranno affrontare l'esame di maturità. Tra l'altro sono scaglionati, sono numeri ben definiti, chiusi ogni ora, e appunto ogni ora verranno rinnovate le sedute, le sessioni. Insomma, un modo, una rivoluzione di vivere, ecco, per affrontare questi esami di maturità, che già di per sé sono un ostacolo importante per i ragazzi che affrontano la prima vera grande prova della loro vita. Ma intanto continuiamo a parlare di scuola, perché il governatore Zaia ha tracciato anche un po' quelle che sono le linee guida fondamentali, principali, per poter essere sicuri a settembre di ripartire con tutte le scuole. Io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose. Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacin, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi insomma, maggio, 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale. Dati alla mano, il presidente Zaia ha voluto sottolineare l'andamento dei contagi senza creare allarmismo, ma appellandosi ancora al senso di responsabilità. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la scuola. Siamo ancora fermi. Vi posso dare la mia parola d'onore che ce l'ho sopra la scrivania. C'è ancora un altro aggiustamento, perché a Roma non va mai ben niente. Però alla fine ne veniamo fuori. Io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore. Sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, iniziare dai docenti. Però insomma, c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto. Diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale. Adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Tra i punti cruciali, la mascherina. Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, cioè mi pare, cioè si intossica, cioè respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro straparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione. Infine Zaia si è rivolto ai ragazzi che da domani affronteranno l'esame di maturità. Io veramente auguro a tutti che sicuramente superino gli esami, prendano bei voti, ma che comunque resti un bel ricordo, perché è un ricordo che si coltiverà e ci accompagnerà loro. È accompagnato noi e ci sta accompagnando per tutta la vita. Il governatore Zaia molto duro invece sul nodo del corso di medicina a Treviso. Lui dice: noi andremo anche in tribunale, perché il corso di medicina a Treviso partirà e come? Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Cioè, non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Fumata nera al tavolo tecnico sul corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Presenti il ministro dell'economia Gualtieri, dei rapporti con le regioni Boccia e della salute Speranza. L'obiettivo, quello di trovare un punto d'incontro tra le parti dopo che il governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno, andremo davanti a un tribunale. Vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. E lo stesso Presidente a spiegare cosa il Governo contesti alla Regione. Ci contestano la programmazione e l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal Fondo Sanitario Regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici. Il corso a Treviso decollerà come da progetto, promette il governatore. È sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi.
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi. A questo si aggiunge la nascita del nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, di cui 600 ad alta specializzazione. Alla luce di questi aspetti, Zaia lancia un messaggio agli studenti. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di un millimetro. E restiamo a Treviso e torniamo a occuparci della questione calda che interessa l'ex caserma Serena, dove sono rifugiati tantissimi immigrati, dove si trovano tantissimi immigrati. Sulla questione, dopo anche i violenti tafferugli della settimana scorsa, è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini, che si è trovato a Vicenza. Qua sono stati presi sotto sequestro gli operatori della cooperativa e presi a male parole per essere educato anche poliziotti e carabinieri. Uno Stato che si definisca Stato reagisce nei dovuti modi, non andando a trattare. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, da Vicenza, torna su quanto accaduto all'ex caserma Serena di Treviso, dove il clima resta teso. Dopo la rivolta della scorsa settimana per i 2 casi Covid scoperti nella struttura e la successiva quarantena, nel fine settimana c'è stato il ferimento di un richiedente asilo da parte di un altro ospite. La permanenza forzata nel centro d'accoglienza dunque sta creando qualche tensione e la situazione continua ad essere monitorata dalle forze dell'ordine. L'ex ministro dell'Interno ha costantemente seguito l'evolversi della situazione negli ultimi giorni. Io ho sentito il sindaco il giorno dello scontro e il giorno successivo, e ho messaggiato anche stamattina con il sindaco di Treviso, che devo dire è uno dei migliori che abbiamo in giro per l'Italia. È una vergogna. Lo Stato dovrebbe reagire con i dovuti modi. Salvini chiede dunque l'intervento dello Stato. Se uno usa la violenza nei confronti del prossimo, lo Stato deve reagire. Come fosse per me, quella caserma sarebbe sgomberata entro 24 ore. Quando eravamo al governo, continua il segretario della Lega, abbiamo svuotato il centro d'accoglienza più grande d'Italia, quello di Mineo. Caserma Serena, quando torniamo al governo, sarà una delle nostre priorità, che torni a essere caserma. Che torni a essere caserma, perché per quanto mi riguarda la reintroduzione del servizio militare e del servizio civile sarà assolutamente necessaria. Emergenza Covid, siamo nella fase 3, abbiamo sentito addirittura il governatore Zaia nei giorni scorsi che lanciava a settembre questa fase 4, quindi la ripartenza totale in assoluta sicurezza di tutte le attività in tutta Italia, compreso Veneto. Intanto, per quanto riguarda il rilancio di tante attività, è intervenuto lo stesso assessore regionale Giuseppe Pan, che ha parlato di un piano di rilancio dell'agricoltura. 3 i pilastri su cui si basa il piano di rilancio nel settore dell'agroalimentare e della pesca, duramente colpiti durante il lockdown. Sono stati illustrati dall'assessore regionale Pan durante il punto stampa del presidente Zaia. Si tratta di un fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, fondi di rotazione per 14 milioni e mezzo e 131 milioni a fondo perduto. Io penso che i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di indebitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità. Un'attenzione particolare sarà per le 164 attività agricole della zona di Vaux, le prime a essere penalizzate. Noi, tra le rimodulazioni dei nostri fondi, che vanno tra fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondo perduto, noi investiremo circa 170 milioni sul settore primario e sul settore della pesca, e nei 23 milioni della rimodulazione del piano di sviluppo rurale con il cambiamento del regolamento europeo faremo una misura fino a 7.000 euro, appunto, sia per tutti gli agricoltori della zona rossa che sono stati chiusi per primi e quindi hanno subito grandi perdite, ma anche per circa 15.000 imprese del nostro Veneto. In che modo si potrà usufruire di questo aiuto? Bisogna intanto essere imprenditore a titolo principale e avere comunque un'iscrizione con un fascicolo aziendale in AVEPA, come ben noi sappiamo, e quindi ci sarà una domanda molto semplificata. E tra l'altro abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, già ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi
con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. E ancora una volta il settore cerca di rialzarsi. E noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a ripartire, a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro. Quarantena violata in tempi di emergenza Covid, in tempi di lockdown, e allora finisce nei guai un uomo residente nell'Alta Padovana. Ad inizio aprile, in piena emergenza Covid, era stato fermato mentre viaggiava in macchina con la figlia 14enne, nonostante entrambi fossero risultati positivi al coronavirus. Per questo motivo un 45enne romeno, residente nel cittadellese, è finito sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Padova. Quando era stato fermato, il romeno aveva con sé anche un certificato che attestava la sua positività e si è giustificato dicendo di essere diretto in ospedale per effettuare un tampone, circostanza smentita sia dai medici dell'USL che dal tragitto effettuato. Stava infatti percorrendo una strada che dalla sua abitazione di certo non portava all'ospedale di Cittadella. L'uomo, pur sapendo di essere positivo, era andato a fare la spesa. Il pubblico ministero ha disposto accertamenti da parte dei carabinieri del NAS e ha sequestrato il cellulare. Dall'analisi dei tabulati, infatti, si potrà risalire alla sua rete di contatti e capire in quale supermercato dell'Alta Padovana sia andato a fare la spesa nei giorni in cui era altamente contagioso. Tutto pronto per un importante intervento che rientra in quello che viene chiamato Progetto Belluno. Primo importante passo verso il recupero dell'ex caserma Fantuzzi di Belluno, interessata da un più ampio progetto di riqualificazione. Investimenti importanti che consentiranno il recupero della struttura abbandonata dopo lo scioglimento della Brigata Alpina Cadore. Finalmente, dopo anni, pare il tempo volga al meglio per il destino della caserma Fantuzzi, qui dove svolgevano il servizio militare gli alpini. Troveranno sede tutte le specialità della questura di Belluno, che ora sono dislocate su gran parte del territorio comunale. I lavori consentiranno da subito il trasloco degli uffici amministrativi della questura, attualmente dislocati in via Lungardo. Gratitudine perciò è stata espressa dal questore di Belluno, Lilia Fredella, per un progetto che non va solo a beneficio della questura, ma dell'intera cittadinanza. Si tratta di una porzione della caserma Fantuzzi, un corpo basso, diciamo a sinistra rispetto all'ingresso Carraio del vecchio comando della Brigata Cadore. Il progetto rientra nelle opere della rigenerazione urbana e l'importo dei lavori in appalto è pari a 1.165.000 euro, finanziati con 1.000.000 dal Comune di Belluno a valere sui fondi del bando periferie, mentre la restante parte è a carico dell'Agenzia del Demanio. La scadenza per presentare le offerte sarà il 10 luglio e quindi ulteriore passo in avanti, sia legato alle funzioni, alle procedure, anche in questi momenti particolarmente difficili, anche un'occasione nuova di lavoro anche per le nostre imprese. E alle imprese bellunesi è rivolto l'appello dell'assessore. E ovviamente partecipino a questo bando di gara importante per dei lavori importanti su un immobile importante, e quindi partecipano numerose perché è effettivamente un'occasione molto importante di rilancio economico per la città. Qualche minuto di pausa, ci troviamo subito dopo. Siamo nuovamente in diretta. Abbiamo detto all'inizio del nostro Focus TG che oggi è la giornata della maturità per tantissimi studenti. Allora vogliamo sentire alcuni ricordi di questo giorno davvero, davvero importante. Tosto, tosto. Greco era capitato e è stata dura, però si sopravvive, ecco. E quest'anno senza prova scritta come lo vede? Non è più semplice secondo me per i ragazzi, sarà tosta anche così e comunque c'è un background emotivo non indifferente, quindi in bocca al lupo ecco a tutti quanti. Tantissima ansia, tantissima, però c'era anche quell'emozione positiva, che ricordo proprio un senso di liberazione, di
come dire, di aver conquistato, aver concluso i 5 anni. Che maturità ha fatto? Ho fatto la maturità linguistica. La notte prima degli esami si dorme? La notte prima degli esami? Sì, però mi ero fatto un beverone di melissa, se ricordo bene. Un beverone di melissa e poi sì, avevo dormito. Io avevo dormito, però è sempre un po' il pensiero, un po'... Dai, sicuramente però si farà tutto e andrà sicuramente bene. Che maturità aveva fatto? Io ho fatto la maturità alberghiero, quindi dai, però tosto, ma si fa. L'esame di maturità è stato tranquillissimo. Ah sì? Sì, non sono andato particolarmente bene, ma senza problemi. Questo esame 2020 lei come lo vede? Beh, un po' complicato per i ragazzi. Secondo me si porteranno dietro, purtroppo, questa situazione. Da ex insegnante, perché ho fatto anche l'insegnante, credo che non sarà facile, si pensa sempre ai ragazzi, non sarà facile per i docenti, credo che sia abbastanza frustrante, come lo è stato del resto tutto quello che è stato fatto quest'anno e per fortuna comunque è stato fatto. È un ricordo stupendo, emozionante. Naturalmente, perché c'è quell'ansia, no? di mettersi alla prova, però è un ricordo meraviglioso, lo vorrei rifare. Ascolti, il tema se lo ricordo su che cosa fa. Allora è il tema d'italiano, è passato un po' di anni, sa? Però sicuramente era di letteratura. Mi ricordo che c'era il tema dell'amore, però ero innamorata e quindi ho detto no, cado nella banalità e quindi avevo fatto la coscienza di Zeno, era la prima traccia, era sulla memoria di Zeno, sì. Che però non era andato benissimo, quindi forse era meglio se avessi fatto il tema dell'amore. Ai ragazzi facciamo un in bocca al lupo. Eh certo, in bocca al lupo, fortissimo, grande e di ricordarselo questo esame, perché questo è più particolare degli altri. Beh, poi nei nostri telegiornali di questa sera vi mostreremo proprio e vi faremo sentire le emozioni dei ragazzi che oggi hanno vissuto questa prova di maturità del tutto diversa dal solito, perché abbiamo sentito che ci sono state delle forti limitazioni, completamente diverso insomma da quello degli anni precedenti. Poi mi piace perché una delle nostre delle persone che abbiamo intervistato ha dichiarato: è stata una vera e propria liberazione. Beh, possiamo constatarlo tutti quanti e affermarlo tutti quanti che è davvero una forte emozione, ma anche una liberazione quando è finito. Adesso invece andiamo a Venezia e parliamo della situazione dell'aeroporto Marco Polo. Pensate che rispetto all'anno scorso si è registrato il 95% in meno di passeggeri. Lo scalo Marco Polo di Venezia torna a ripopolarsi tra il classico suono dei trolley e i sorrisi degli abbracci di chi si ritrova dietro la mascherina. Per accedere all'interno le misure di sicurezza restano massime. E questo è il termoscanner a forma di panda che riprende appunto la tua temperatura corporea non appena arrivi qua allo scalo aeroportuale. Temperatura che viene registrata direttamente nel tablet dell'addetto al servizio sanitario. Se superiore ai 37 gradi e mezzo non si accede al terminal, dove al momento è permesso l'ingresso solo a chi è munito di biglietto in partenza. Una volta che siamo all'interno del terminal abbiamo tutto ciò che sono il distanziamento sociale, che partiamo dalle sedie, a magari guardiamo un po' i banchi check-in, dove ci sono i bolli per terra e anche il plexiglass. Plexiglass utilizzato per mantenere la distanza sociale all'imbarco dei bagagli tra personale di terra e passeggeri in partenza. Oggi è partito 10 minuti fa il primo volo di SN Brussels per il Belgio. Di conseguenza, in modo progressivo, i voli cominciano a ripartire. Quali sono le date che aspettiamo adesso? Il 18 di questo mese, dove riprende Volotea con i primi voli verso il sud Italia, per poi arrivare fino a 25 destinazioni entro la fine dell'estate, per cui una forte ripresa. Aspettiamo il 21, quando Ryanair ritornerà a volare, anche lei con 20 destinazioni, e dal 1 luglio ritorna EasyJet, che come sapete fa base al Marco Polo. KLM è partita dal 1 giugno e seguita da Air France e Alitalia, che non ha mai smesso di volare su Venezia, le altre compagnie presenti. Pensate che a giugno dell'anno scorso i passeggeri in transito qui al Marco Polo di Tessera erano circa 1,5 milioni. In questo giugno, ad oggi, i passeggeri sono stati poco più di 1,000.
terminal che per prendere nuovamente il volo deve vedere attorno a sé tutto il cordone della catena operativa, vale a dire... Si parla di alberghi, di ristoranti, di anche trasporto pubblico, cioè se non abbiamo i taxi o non abbiamo i pullman o non abbiamo il vaporetto è difficile raggiungere la destinazione finale, per cui ogni pezzo della catena deve fare il suo per garantire che l'esperienza sia il più piacevole possibile. In aeroporto tanti destini diversi che si incrociano con un'unica destinazione, il ritorno a casa. È il bacio che racconta più delle parole e delle ferite di questo lockdown. Tra sorrisi, carezze, lacrime e fiori, in aeroporto si incrociano le storie più diverse, come questa di lei, medico, appena arrivata da Barcellona. Vi siete ritrovati dopo quanto tempo dal lockdown? 3 mesi e mezzo. E oggi sei arrivata questa bella sorpresa. Sì. E com'è la situazione in Spagna adesso? Pian piano sta migliorando un po'. Tra una settimana sarà anche più facile muoversi in un paese, quindi stanno migliorando un po' le cose. E poi c'è la storia di questo nonno del Bellunese che dopo mesi può finalmente riabbracciare i suoi amati nipotini con il figlio e la nuora atterrati da San Paolo. Quanti mesi? 4 mesi? Sì. Loro vengono dal Brasile e noi abitiamo nella zona di Alleghe. Come avete vissuto questa separazione? Ma tranquillamente, perché sapevo che tanto prima o poi si poteva viaggiare comunque. E vabbè, il viaggio ci sono stati più controlli. E poi ci sono anche gli italiani, come questa coppia di palermitani che era rimasta bloccata in Italia. A Cordignano, che è in provincia di Vittorio Veneto. Siamo stati benissimo. Per tutti un rientro da poter raccontare. Alla fine siamo tutti qui, è andato tutto a posto. Mamma mia. E adesso siamo collegati via Skype con la nostra Valentina Visentin. Valentina, ti trovi in zona Brusegana lungo la tangenziale di Padova, giusto? Che sta succedendo? Vediamo tra l'altro una fila di macchine, una coda di macchine, c'è stato un incidente. Sì, buongiorno Vanessa, siamo in tangenziale, queste sono le immagini per farvi vedere appunto la tangenziale di Padova bloccata subito dopo la curva Boston in direzione del Brusegana, poco prima dell'uscita di Brusegana, quindi verso il centro città. C'è stato un tamponamento pochi minuti fa, 3 le auto coinvolte, c'è anche un'auto ribaltata, completamente ribaltata. Altre 2 invece sono le auto che sono state coinvolte, sono state tamponate. Al momento non si sono ancora ben capite le cause di questo incidente e si sta cercando di ricostruirle, soprattutto si sta cercando di intercettare l'automobilista alla guida dell'auto che ha provocato poi il tamponamento e sul posto ci sono gli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che devono spostare l'auto che blocca la carreggiata e i medici del SUEM, quindi forse ci sono dei feriti ma non sappiamo in che condizioni sono i feriti, non dovrebbero essere gravi, però appunto parliamo anche di un'auto ribaltata. Noi adesso vi mostriamo le code, è un'informazione di servizio per chi arriva a Padova dalla parte sud, quindi dalla parte di Abano in direzione città, attenzione i rallentamenti e lunghe code all'altezza della curva Boston. Quindi non prendere la tangenziale, il consiglio tuo è quello di non prendere. È possibile evitare l'uscita di Brusegana, uscire prima perché al momento la circolazione è molto lenta, infatti noi l'abbiamo ripresa per farvi vedere le lunghe code, per farvi vedere queste immagini, ma l'incidente è un po' più avanti e quindi vedete com'è la situazione del traffico, si procede a rilento, questa è l'informazione di servizio, poi nei nostri telegiornali vi mostreremo ovviamente le immagini di questo spettacolare incidente che è avvenuto proprio pochi minuti fa in tangenziale a Padova. Grazie Valentina, allora, per questa informazione data praticamente in diretta, grazie alla nostra Valentina Visentina. Adesso invece ci occupiamo, stiamo parlando delle varie ripartenze, delle riprese, delle difficoltà che stanno incontrando tantissime attività, a cominciare proprio da tutto quello che è il settore
del turismo e di Federalberghi. Nel turismo quello che si perde non si può più rifare. Una camera non venduta oggi non si vende due volte domani. E non possiamo fare magazzini. Pertanto i posti di lavoro che in questi quattro mesi, ormai ci metto dentro anche il mese di giugno, erano dedicati soprattutto al lavoro a tempo determinato, perché in questo periodo c'è un maggior afflusso di clientela, questi sono andati persi. Si può, diciamo così, annoverare come numero almeno non meno di 700-800 posti di lavoro che nel bacino termale Uganeo sono stati persi. Il bilancio di Federalberghi Terme purtroppo non è roseo. Le prime settimane di aperture degli alberghi di certo non bastano a ripianare il buco provocato dall'emergenza sanitaria che ha annullato completamente la stagione primaverile, che è la principale fonte di guadagno per il comparto termale. Il bacino di Abano e Montegrotto ai piedi dei Colli Eugani è uno dei più importanti d'Italia, ma sono molti gli albergatori che hanno scelto di far slittare la riapertura dei loro hotel. Molti alberghi che avevano già previsto di aprire hanno prolungato la chiusura. Per due motivi. Primo, perché effettivamente le prenotazioni sono piuttosto scarse, e in secondo luogo perché effettivamente non è stato scritto da nessuna parte che l'albergatore non è responsabile se un dipendente o un cliente si ammala di Covid. Tanti costi da sostenere per la formazione del personale, la riduzione dei posti per garantire il distanziamento sociale e così, visto che le prenotazioni erano scarse, alcuni alberghi sono rimasti chiusi. La speranza, dopo la riapertura dei confini nazionali, la ripresa dei clienti stranieri, per lo più tedeschi e svizzeri. Sicuramente le nostre aziende, parlo in generale, fanno una bella figura, perché tutti coloro che si sono dedicati a una apertura della propria attività effettivamente si sono attrezzati e sono abbastanza puntigliosi nell'osservare le regole che ci sono state date. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, andiamo meglio al San Bassiano, l'ospedale di Bassano, perché è arrivata un'importante donazione. È il reparto di urologia dell'ospedale San Bassiano a beneficiare di una nuova dotazione. Si tratta di due strumenti all'avanguardia per la diagnosi del tumore della prostata. Un ecografo, un software apposito per eseguire le biopsie mirate su tutte quelle lesioni prostatiche sospette, con numerosi vantaggi. I vantaggi sono importanti perché abbiamo una riduzione dei tempi di attesa per la biopsia. Oggi è diventata uno standard biopsia di fusione, cioè fare risonanza magnetica prima per vedere dove andare a mirare e poi fare una biopsia molto dettagliata. Ridurre i tempi anche in sala operatoria, perché le biopsie attuali di fusione richiedono tempi e risorse umane che sono un po' dispendiose. E terzo, aumenta la capacità diagnostica di aree tumorali che possono essere anche aree tumorali molto impegnative, direi tra virgolette cattive. Allora anticipare anche una diagnosi di una neoplasia che richiede un tipo di trattamento piuttosto che un altro ci dà anche la capacità di indirizzare meglio i pazienti verso un trattamento molto più adeguato e personalizzato. Una dotazione del valore di quasi 50.000 euro grazie all'associazione oncologica Bassano Onlus, da sempre vicina all'ospedale, alla quale hanno partecipato due imprenditori del bassanese. Quando abbiamo la possibilità, quando abbiamo dei sostenitori e le finanze ce lo permettono, ci piace anche dare qualcosa al nostro ospedale, perché poi è un ritorno per la nostra gente, insomma. E in questo caso il dottor Celia ci chiedeva di questa strumentazione che va proprio a trattare i tumori e quindi rientra anche nel nostro ambito e quindi siamo stati subito disponibili, anche perché gli sponsor li abbiamo trovati che ci hanno dato una mano e quindi ben volentieri. E adesso torniamo nel bellunese, ci occupiamo della gestione della seggiovia nel Nebegal. Il colpo di scena è arrivato un'ora e mezza dopo l'avvio del Consiglio Comunale in trasferta in Sala Bianchi causa disposizioni anti-Covid. Si stava discutendo il punto 6 relativo alle modifiche statutarie della Bellunum, che ha nel suo core business la gestione dei rifiuti, parcheggi blu e la scala mobile che dall'ambio sbuca in Piazza Duomo. La sorpresa è stato il sindaco in persona, alle spalle dell'assessore delegato al Nebegal, Yuki D'Emilia, a dare lettura dell'emendamento sottoscritto con i capigruppo di maggioranza. All'articolo 2,1 è inserita la lettera I nel modo seguente. I. Gestione a tempo determinato, ovvero estate 2020, della seggiovia del Nebegal,
anche in relazione all'utilizzo dei parcheggi del piazzale. Noi semplicemente cogliamo l'occasione di questa modifica statutaria per inserire una modifica che ci consente anche eventualmente di poter gestire, qualora non dovesse aprire, la seggiovia in questa estate. Apriti cielo, più di qualcuno fra gli esponenti dell'opposizione è sobbalzato dalla sedia. La presidente della commissione speciale Nevegal, la leghista Mariangela Filippin, si è avvicinata al microfono quasi senza parole. Io ho capito che stavate cercando delle soluzioni, però penso che un minimo di comunicazione, a meno che questa cosa lei non l'abbia pensata 5 secondi fa. Diluvio di critiche per metodo e forma sono arrivate dal consigliere di Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia, Damiano, che ha ingaggiato un botta e risposta con il collega di maggioranza Nicolini. Tanto siamo felici di sparigliare le carte, visto che la minoranza è convinta che noi non appoggiamo il nostro sindaco, cosa ovviamente che pubblicamente asserisco essere un'enorme fake news. Il voto finale è stato quasi unanime, con 2 contrari e 2 astenuti, e oggi a bocce ferme l'analisi puntuta è del capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta. Ormai abbiamo capito il giochetto, no? Sta tirando lungo, i motivi forse sono chiari un po' a tutti, elettivi o altro, ma sta tirando lungo su un'agonia di un colle purtroppo voluta da lui. Per la riapertura estiva della seggiovia è necessario che l'impianto venga ceduto dall'Alpe del Nevegal, poi servono i passaggi notarili, le manutenzioni, le figure professionali imprescindibili. Anche facendo le corse c'è chi ipotizza che non se ne parlerà almeno fino a metà agosto. È l'emendamento dell'ultima spiaggia, no? Della disperazione, la possiamo definire così, ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento di un'attività amministrativa che doveva essere il capofila di un'iniziativa così importante per l'aspetto turistico. C'è una pausa, a tra pochissimo. E rieccoci in diretta, siamo in attesa dell'arrivo a minuti nella sede regionale della Protezione Civile del governatore Zaio, degli assessori Lanzarini e Bottaccin. Intanto io ne approfitto per darvi un paio di notizie di cronaca che sono arrivate poco fa dai carabinieri di Vicenza. Allora cominciamo con la prima, perché i militari della compagnia del radiomobile della compagnia di Vicenza hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 44enne residente in città. L'uomo era stato sottoposto a un controllo di routine ed è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un martello lungo 28 centimetri e un palo metallico lungo mezzo metro che erano nascosti nell'auto. Gli oggetti sono stati sequestrati e il 44enne è stato accompagnato in caserma. Mentre sempre i militari di Vicenza sono intervenuti a seguito della segnalazione di abbandono di minore. Siamo in zona Villaggio del Sole, qui un 61enne che abita in un comune dell'Alto Vicentino si è recato all'abitazione dell'ex convivente e ha visto che la figlia di 10 anni, la figlia che aveva avuto con la donna nella loro passata relazione, era a casa da sole ed era chiusa in casa e ha contattato il 112. I militari, una volta che sono arrivati, hanno raggiunto l'appartamento e hanno trovato la ragazzina che davanti al padre ha riferito che la mamma e l'attuale convivente, la sorellastra, erano usciti qualche ora prima per motivi di lavoro e comunque le avevano raccomandato di non aprire a nessuno e avevano lasciato alla bambina un telefono cellulare attraverso il quale avrebbe potuto chiamare chiunque per qualsiasi eventualità. Sul posto sono arrivati l'attuale convivente della madre e la sorellastra. La mamma della bambina non è stata ancora rintracciata e intanto la minore è stata affidata alla sorellastra ed è accaduto, è stata informata l'autorità giudiziaria. Quindi insomma la raccomandazione quando si tratta di minori soprattutto, non lasciarli mai soli in casa, lo si sa benissimo, anche perché poi le questioni penali non sono da poco. Vedete che ormai è tutto pronto, allestito nella sede regionale, sarà questione proprio di minuti. Allora come sempre noi approfittiamo per leggere in questo spazio piccolissimo che ci resta i vostri messaggi. 340-321-8806 il numero a cui potete inviarli e cominciamo con buongiorno presidente, volevo farle notare che nelle chiese, nei cinema, negli alberghi bisogna sanificare tutto. Ieri sono andata all'IKEA e c'era una moltitudine di persone che toccavano di tutto, nessuno sanificava, si usano 2 pesi e 2 misure, grazie. Insomma questo messaggio che arriva da questa nostra telespettatrice che è molto preoccupata, ecco, per quello che potrebbe succedere per un'eventuale ricaduta nell'emergenza Covid. E ecco invece c'è un messaggio che viene rivolto da questo nostro telespettatore
ore direttamente all'assessora Lanzarin. Faccia in modo, scrive, che si possano portare a casa i nostri ragazzi disabili, stanno male, non riescono a capire questa cosa, per favore fate presto, perché in effetti le persone con disabilità o anche gli tanti anziani che si trovano nelle case di riposo, in queste strutture apposta, magari non si rendono conto di quello che sta succedendo e si sentono completamente abbandonati. Di conseguenza chiedono, questo nostro telespettatore chiede proprio all'assessora alla sanità Emanuela Lanzarin di fare in modo di portare a casa per un breve periodo o perlomeno poter visitare i cari, che possono essere i figli con disabilità o gli anziani, in questo momento davvero difficile per loro. In Veneto si sta bene, ma ormai anche qui per fare una visita specialistica bisogna andare in privato, è questa la sanità. Tra l'altro questo è uno dei tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, perché dopo il lockdown gli ospedali, un po' non soltanto in Veneto, un po' in tutta Italia, si sono trovati davvero limitati, perché tantissime sono le chiamate che arrivano per riprendere tutte le visite che erano state sospese in periodo di lockdown, e si trovano davvero impossibilitati a soddisfarle tutte. Si sta facendo molto, ma purtroppo non è ancora abbastanza. Le partite IVA sono state completamente abbandonate, un sussidio ridicolo, nessuna agevolazione fiscale. Come si può pensare di ripartire se si infierisce su una categoria da sempre attiva e traino dell'economia? Tra l'altro abbiamo visto nei nostri telegiornali, vi abbiamo proposto a livello proprio di tutte le province, delle città, province della nostra regione, i vari sit-in, le varie manifestazioni che in questi mesi sono state fatte proprio dalle varie partite IVA, da chi si trova bloccato, chi è stato impossibilitato a lavorare proprio nel periodo lockdown, e però non ha avuto niente in cambio, nel senso che tutte quelle agevolazioni che erano state annunciate non sono mai arrivate. È arrivato invece il presidente Zaia, e vi lascio alla conferenza stampa. Sì, accomodatevi, prego. Chi è che resta fuori? Ah, buongiorno, ma sono in anticipo? No, giusto. Prego, prego, accomodatevi, prego. Siamo pronti? Bene, buongiorno a tutti. Inizierei subito col bollettino e dopo abbiamo un po' di comunicazioni interessanti, come al solito. Beh, insomma, oggi ci sono buoni argomenti. 837.933 tamponi, sono 11.218 in più rispetto a ieri. Peraltro, devo dirvi, sui tamponi, c'è un bel lavoro che abbiamo fatto fare all'azienda Zero, quindi vi diamo un dossier, ve lo daremo i prossimi giorni, un dossier con i numeri di tamponi, le percentuali, ULS per ULS, chi li ha fatti, chi li ha processati. Quindi avete anche uno spaccato di quello che è il lavoro di ogni ULS, e quindi delle 14 microbiologie, dei 14 laboratori che sono stati messi in rete. Ormai siamo, insomma, nella condizione di fare un minimo di bilancio, diciamo, quasi consuntivo, ed è giusto che si sappia chi ha lavorato, cosa hanno fatto, eccetera. Isolamento. 834, più 38 persone. Positivi, 19.225, più 4. Ricoverati, 254, sono meno 14. Cioè, ovviamente il numero dell'isolamento è dato dal fatto che, avendo sicuramente contatti stretti di qualche realtà, aumentano, il che non vuol dire che sono positivi, tanto è vero che, se notati, i ricoverati continuano a calare, sono meno 14, dei quali 254, dei quali 37 positivi. Quindi in ospedale noi in questo momento abbiamo 37 persone coronavirus in tutto il Veneto, dei 254 ricoverati, per gli altri si sono negativizzati. Le terapie intensive, invariato, 12 persone in terapia intensiva, 1 positivo e 11 negativi. Totale morti 1987, più 5.
Morti in ospedale 1418, cioè le 5 persone che hanno perso la vita sono tutte decedute in ospedale. Dimessi 3515 più 12. Nati 80. Bene, in queste ore c'è la preoccupazione, come avete visto, giustamente. Ieri vi ho detto del dato che ne parlava anche con me l'assessore Bottacin, di questa curva che è in calo, che però non ha più l'accelerazione di prima. Poi le giustificazioni che si possono dare sono molteplici, no? Stiamo parlando dei positivi, giusto? Sì. Dei positivi. Le motivazioni sono molteplici. Pensate che potremmo anche dire, vabbè, cioè magari c'è lo zoccolo duro di positivi che si negativizzano non con la velocità di prima. Questo potrebbe ad esempio giustificare la tesi secondo la quale oggi molti positivi di fatto sono intercettati perché sono dei pezzi di RNA, dei frammenti di RNA del virus, e non è più un virus così forte e virulento come prima. Insomma, c'è tutta una serie di ragionamenti, ma vi dico, il motivo di grande discussione in queste ore è qualcuno l'ha definita la recrudescenza di Pechino. Vorrei ricordarvi che stiamo parlando di un paese che è grande, cioè non ha le dimensioni dell'Italia e neanche dell'Europa. Quindi stiamo parlando di una comunità che non ha avuto il coronavirus in maniera così importante come Wuhan, probabilmente saranno dei focolai di quella città, adesso cercheremo di capire dalle notizie che ci arrivano. Certo è che non bisogna abbassare la guardia, questo lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, e lo diciamo perché è inevitabile che dopo tutti questi mesi di lockdown, di chiusura in casa, cioè tutti coloro che escono dicono vabbè, facciamo la festa della liberazione tutti i giorni, la festeggiamo sta festa. Occhio alle direttive, occhio al fatto che bisogna assolutamente portare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento. Insomma, le condizioni minime ovviamente che si consigliano sono dell'igiene delle mani e mantenere insomma, il distanziamento sociale ove possibile. E in tutto questo ragionamento vi voglio dare prima un paio di notizie. La prima notizia, oggi vi divulghiamo, eccola qui, le linee guida delle scuole, poi vi diamo la scheda, sono linee guida che fondamentalmente, me lo ricorda anche l'assessore Lanzarì, sono linee guida, intanto sono le linee guida della conferenza delle regioni, prima cosa da dire, sembrano accettate diciamo in buona parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, però tutt'oggi non abbiamo ancora una conferma della validazione, però penso sia corretto che insomma, la comunità venga edotta di quello che è stato il lavoro delle regioni, ovviamente con capofila la Regione del Veneto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi e l'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno all'elementare o qualcun altro che è in età diciamo scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche gli operatori. Dopodiché la mascherina la si porta fino all'arrivo al banco. Il banco avrà ogni bambino, ogni studente, scusatemi, deve essere garantito uno spazio vitale di 2 metri quadrati, quindi ci sarà un distanziamento tra i banchi, non saranno più attaccati come prima. E qui si apre anche lo scenario, le aule troppo piccole, non troppo piccole, ma insomma questa è la linea guida. La distanza dall'insegnante che insegna deve essere almeno di 2 metri, invece non c'è distanza di 2 metri tra un banco e l'altro, questo è ovvio, no? Perché se garantiamo 2 metri quadrati a bimbo vuol dire che non è che possiamo dare 2 metri da banco a banco, perché se no ci sono più 2 metri quadrati, diventano 5-6 metri quadrati, questo è un problema proprio matematico. E la mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno, uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione, per evitare l'assembramento, di farla in loco, cioè fare il riposo per quanto possibile. Io penso che i bimbi, penso agli elementari, hanno anche il diritto di correre, di fare un po' gli scalmanati, no, durante
la ricreazione. Vabbè, cioè una delle alternative è quella, eventualmente, ipotizziamo il giorno di pioggia, non li puoi tenere nei corridoi perché sennò viene fuori una calca dentro nei corridoi della scuola, quindi resteranno al banco, insomma si organizzeranno. E poi tutta una serie di accorgimenti. Noi vi consegniamo le linee guida, e in modo tale che anche i cittadini sappiano su che fronte stiamo lavorando. Crediamo, e i colleghi dell'assessore della sanità e i colleghi presidenti condividono questa idea, che il bimbo a scuola non deve stare lì a inalare CO2 respirando nella mascherina, quindi seduto al banco il bimbo non deve avere la mascherina. Ma su questo penso che, insomma, la soluzione la si trovi. La verità è che in generale poi c'è anche un aspetto sul personale ATA, perché capite che se aumentiamo, diciamo, gli elementi di controllo e le linee guida impongono alcune osservazioni, è altrettanto vero che ci sarà anche una ricaduta sul personale. Immagino che il Ministero sia più preoccupato di questo in questa fase. Dopo comunque lascio a voi per le domande. E vi verrà distribuita, anzi possiamo anche preparare le fotocopie, vediamo a Federico, dopo a fine conferenza le distribuiamo. E volevo dirvi, il gruppo Gottardo, e che li ringraziamo, tramite Tigotà Educational, e quindi Gottardo rappresenta la proprietà del gruppo Tigotà, donano per le scuole, pensate, 10.000 litri di sapone liquido per l'igiene delle mani, quindi l'igienizzante, e 20.000 litri di candeggina per l'igienizzazione degli ambienti. Il tutto attraverso le province verrà distribuito nei plessi scolastici. Quindi 10.000 litri di igienizzante e 20.000 litri di candeggina. Quindi ce n'è assolutamente per disinfettare tutto il Veneto. E poi c'è, e poi passo a voi la parola, c'è un bimbo che ci ha mandato, Davide di 9 anni, Emma di 5, sono di Piavon di Oderzo, ci hanno mandato questo disegno, ringraziamo questi bambini. E poi c'è Sofia Medeghini che ci manda una busta, cioè ci manda un disegno, ovviamente la conferenza stampa è uno dei must dei disegni, una busta con 35 euro, e quindi diciamo a Sofia Medeghini che non mancheremo di versare queste risorse. E poi ci manda anche, pensate, guarda che lockdown cosa ha prodotto, ci manda anche questo lavoro. E poi we love però ci sta, we love the land of Venice. E giustamente questa bimba ha fatto una considerazione, mai nessuno ha fatto, love L of O V e Venezia, love, e quindi c'è anche l'acronimo per love of, land of Venice, quindi brava. Poi c'era anche un altro lavoro, brava ovviamente anche questa ragazza, questa bimba Sofia di 10 anni. E poi c'era questo lavoro, e poi ho chiuso, ce lo manda Stefano Gelai, che andrà anche questo in mostra, eccolo qui, tutto fatto in legno con i fiumi, e quindi grazie anche a Stefano. E passerei la parola per le domande. Filippo Van Zan Fois. Prego. Ciao Filippo. Buongiorno Presidente. A proposito della scuola, non c'è la, come dire, l'ipotesi, l'eventualità che questi distanziamenti, cioè i 2 metri quadrati di spazio vitale, impediscano di ospitare tutti gli studenti in un'unica classe? C'è un'ipotesi? C'è questo rischio. C'è questo rischio, ovviamente va in base al dimensionamento dell'aula e al sovraffollamento o meno che ci sarà. Questo è un tema di distanziamento, ovviamente bisognerà programmare le lezioni in virtù di questo e dei locali dei quali si ha disponibilità. Perché appunto si parla di possibilità di doppi turni? Questo rientra nelle prerogative, diciamo, del Ministero, e cercheremo di capire. Come voi sapete, non è una nostra competenza la scuola, è la competenza per noi diventa sanitaria. E quindi stiamo discutendo la partita sanitaria. Guardate, l'alternativa per lasciare lo status quo è quella di mettere le mascherine ai bimbi. Io sono contrario, noi siamo contrari, cioè siamo stati tutti bimbi, chi è di voi che si sarebbe tenuto 5 ore in aula la mascherina? Tu dai, cioè.
Ecco, su questo sentivo che avete anche interpellato, mi sembra, oltre a i rappresentanti un po' della scuola, insomma, avete avuto un'interlocuzione, avete parlato anche con i pediatri? Ma sì, l'assessore Lanzarin sta sentendo gli educatori, ma anche ovviamente il mondo della pediatria. Dopodiché domani avrete la professoressa Dadalt, che è il direttore della clinica pediatrica di Padova, nuovo direttore, e lei è un'espertissima di patologie, di gestione dal punto di vista sanitario dei bimbi in età pediatrica, per cui possiamo rinnovare a lei poi queste domande che sono molto più, diciamo, è molto più titolata di me, di noi, di dare risposte. Ecco, e sempre in tema di scuola, ieri il ministro Azzolina ha detto che la proposta alle regioni sarà, mi pare, sarà quella di iniziare con i corsi di recupero il 14 settembre, se non vado errato. Sì. Ma guardate, io penso una cosa che noi abbiamo... Mi scusi, completo la domanda, perché allora comprendo che c'è questo problema del voto che incombe, non è stato sciolto, continua sto guazzabuglio di ipotesi, non si sa neppure se ci sarà davvero l'election day. O se si va a votare. Però insomma la scuola non può neanche restare ostaggio di questa cosa qua, insomma non è pensabile quella di l'ipotesi di convenire tra regioni e ministero una data e poi questa data resta. Ma guardi, oggi ci sarà una commissione per parlare appunto di questa proposta del ministero di fissare il 14 per tutti l'inizio delle scuole. Bene, la nostra posizione sarà che noi non diamo l'ok finché non fisseranno la data del voto, punto. Perché siamo stanchi di farci prendere in giro. Dopodiché, a mio avviso, abbiamo perso una grande occasione nel tentare, quanto abbiamo discusso di centri estivi? Centri estivi sono sostanzialmente, se ci pensate, la variante alla scuola, pensate ai bimbi dell'età dell'obbligo elementari, centro estivo, scuola, scuola, centro estivo. Noi dovevamo riaprire le scuole. Noi al posto dei centri estivi dovevamo riaprire le scuole, ma questo tema non siamo mai stati riusciti a portarlo avanti. Cioè aver fatto anche un mese di scuola non avrebbe creato complicazioni, no? Farci tutta giugno. Cioè, i ragazzi si sono fatti. Io ho firmato l'ordinanza di chiusura il 23 febbraio, se non ricordo male, quindi marzo, aprile, maggio, insomma, ti fai a casa 3 mesi. Adesso i ragazzi tornano a scuola per gli esami di maturità da oggi, fra l'altro nuovamente in bocca al lupo a tutti. Peraltro c'è un sacco di ragazzi che mi hanno scritto di un liceo, forse di San Donà, che hanno problemi, magari poi farò una verifica. Ho ricevuto molti messaggi da dei ragazzi della maturità di San Donà, di un liceo, adesso non ricordo, che mi dicevano che avevano difficoltà ad avere informazioni sulle modalità di... Per i loro, immagino si siano risolte ieri verso sera, vabbè, comunque dico, questi ragazzi sono qui se non si sono risolti i problemi. Però volevo dire, tornano a scuola per gli esami di maturità, pensate, sarebbe stato bello pensare di avere una soluzione di continuità, no? Che so, magari dire dal primo di giugno si fa un mese fino al primo di luglio, si fa un mese e mezzo, le famiglie sarebbero state solo che felici. Non penso che ci sia tutto sto assalto alle vacanze, visto considerato cosa è accaduto. Per cui io l'avrei fatta questa cosa. Ma nel caso appunto lei, il Ministero insiste su questa cosa del 14 settembre, voi non date l'ok fin quando non c'è una data... Ma come fa il Ministero a programmare la preapertura delle scuole, chiamiamola così, no? La preapertura, poi le elezioni reali, se non sa neanche quando si va a votare. Cioè la mano destra non sa cosa fa la sinistra. A me sembra strano questo atteggiamento. Però mi pare di capire che sappiamo che non si voterà prima del 20, o è un'ipotesi anche questa? Ma che si voti al 20 o il 27 o non si voti mai, chi programma la scuola deve sapere. Cioè penso di non essere smentito, no? C'è anche l'ipotesi fuori dalle scuole. C'è anche l'ipotesi fuori dalle scuole, ma capite che programmazione mi mettono nei panni di un ministro e dice: bene, decidiamo, mi volete dare le bocce ferme, capire qual è il campo di battaglia oppure no? Su questo le chiedo l'ultimo dettaglio, poi mi taglio. Prego. Dal suo punto di vista,
è più corretto, più coerente, e rinviare l'apertura della scuola a dopo il voto, oppure vagliare la possibilità di aprire e richiudere per il voto. Ma guardate, allora, i ragazzi hanno perso un sacco di mesi, quindi pensare di... Allora, se non avessimo avuto sto progresso di tutti questi mesi persi, vi direi voglio andare a votare il 20 e apriamo dopo, punto, e cerchiamo di recuperare strada facendo. Ma la verità è un'altra, la verità è che se si apre dopo vuol dire che si fa marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, quasi 8 mesi senza andare a scuola, cioè vuol dire un anno scolastico. Quindi non ci sono alternative, le dobbiamo aprire subito, velocemente, probabilmente anche tentando un equilibrio. Per questo noi dicevamo, ma mandateci a votare il 6 di settembre e poi avremo la possibilità di aprire il 13 ad esempio le scuole, ci sarebbe stata una bella operazione, niente da fare. Ha detto che il problema era la presentazione delle liste, allora 6 settembre, 6 agosto, ma anticipare a 60 giorni, a 50 giorni le liste, le puoi presentare anche a fine luglio, cioè basta metterlo nel decreto, non è che è scritto, c'è uno dei 10 comandamenti che bisogna presentarlo un mese prima. Lanza. Presidente, le sue valutazioni sono note, però alla fine arriviamo alle date, cioè della serie si voterà, pare di capire, 2021. Non te lo so dire. Perfetto, ipotizziamo, lo sapremo fra pochissime ore, a quel punto apre le scuole il 14 o no? Sì, si aprono, sì, assolutamente, non abbiamo alternative. Di aprile al 14. Quindi attualmente il rinvio della decisione, cioè del nulla osta di oggi, è in attesa di vorremmo capire cosa data. Vogliono fare. Perfetto. Questi quindi il 14 scuola e poi interruzione, ovviamente, visto che si andrà a votare, a meno che non si scelga l'opzione, che secondo me non è ridicola, è sensata, di non interrompere le scuole, io di certo la sosterrò, è di andare nei capannoni, nei magazzini, nelle palestre, insomma, penso che riusciamo a organizzare anche un'alternativa, no? L'altra domanda, Presidente, che le rivolgo riguarda il numero delle persone in isolamento. Quando c'era stato il caso del matrimonio? Sì, del matrimonio da un lato e poi del furgone, che invece in quel caso si cercavano le persone che erano a bordo. Ci aveva detto appunto abbiamo avuto questa impennata perché c'è stato questo caso del matrimonio. I 38 invece avete dati geografici, cioè sono focolai? Non ve lo so dire, ma ve lo diciamo nel giro di un paio d'ore, possiamo anche chiedere. Perché io ho avuto riunioni tutta stamattina e non ho chiesto. No. Lo chiediamo, ma vuoi chiedere te? L'assessore Lanzarini chiede, ma sicuramente c'è una giustificazione, è 38. E mentre invece per quanto riguarda la scuola... Sarà magari Venezia Calcio. Ah, può essere. Beh, è probabile che sia, sarà sicuramente, perché lì è stato fatto un piano di sanità pubblica importante. Prego? Sì. Sì, sono quelli allora, sono quelli. E poi il nostro piano è drastico, no? Per cui i contatti vanno in isolamento, punto. E se tu giocavi a calcio è inevitabile, no? E ci va la squadra. Per quanto riguarda la scuola, l'auspicato, o meglio doveroso, aumento del personale, sia scolastico, sia docente, che ATA, e cioè i bidelli, lì voi non avete voce in capitolo, quindi voi potete solo fare interventi per l'edilizia scolastica e niente. Neanche, neanche perché è provincia. Noi abbiamo solo il presidio con il piano di sanità pubblica e basta. Non abbiamo neanche la formazione, nulla, cioè non abbiamo la formazione, la formazione sì, ma non quella della scuola dell'obbligo. Fois, prego. Squadre di calcio. Ah. Buongiorno. No, no, adesso ci danno risposta, grazie. Ciao Fois. Presidente, lei in queste ore ha ricevuto una lettera, che è una lettera appello, che è stata firmata dai rappresentanti di 11 associazioni di categorie economiche del Veneto e anche dal sistema camerale regionale, nel quale sostanzialmente si denuncia l'inadeguatezza del piano del governo sul rilancio dell'economia sotto vari aspetti, dalla burocrazia allo sviluppo della rete infrastrutturale, anche telematica, all'assegnazione di risorse che dovrebbe tenere conto, sostengono chi le scrive, del contributo che il Veneto dà all'economia.
l'autonomia nazionale. Lei è d'accordo con queste istanze che le vengono presentate e il Veneto può dire la sua anche alla luce del forte dialogo che si è instaurato, perlomeno per quello che riguarda il coronavirus, con il governo in questi mesi? Ma io ho visto la lettera, quando l'ho letta ho pensato a Don Sturzo che nel 49 diceva sono federalista, sono unitario ma federalista impenitente. E la lettera è stata scritta da degli unitari ma federalisti impenitenti, cioè il fatto che nella lettera mi si scriva non siamo contenti e felici delle misure. E qui sono tutti operatori, oltretutto è firmata da adesso non vorrei citare un'associazione, tutto quello che sono gli stakeholders di quelli che fanno fatturato e pagano le tasse in Veneto, no? Di tutto il mondo delle imprese e non solo. Allora, se loro mi scrivono che queste misure non vanno bene, mi chiedono gli stati generali di cosa stanno discutendo, no? Perché la lettera non l'ho promossa io, a me è arrivata, già l'ho vista, hanno preso atto. Dall'altro, giustamente, a me ha fatto molto piacere che si ricordi che noi siamo anche dei contribuenti netti, nel senso che noi lasciamo ogni anno 15 miliardi di euro di tasse venete a Roma. Noi siamo sempre quelli dell'autonomia, se qualcuno si fosse perso per strada o si fosse dimenticato. Per cui giustamente dicono, oltre a mettere le misure giuste per noi, è bene che qualcuno ricordi a Roma che siamo quelli che comunque queste misure se le meritano di più di altri, visto e considerato che abbiamo contribuito alla crescita in maniera fattiva. E per cui adesso cercherò di girare questa istanza, anzi no, cercherò, lo faccio, la giro direttamente al Presidente del Consiglio, ma gli allegherò anche l'istanza, visto e considerato che sarà fondamentale che si capisca anche che il nostro modello di sviluppo veneto, sono 600.000 partite IVA, 160 miliardi di PIL, è un modello non fordista, quindi non quello della grande impresa, dove entra la verga di ferro e esce l'automobile, ma è quello del distretto industriale, della piccola e media impresa, l'80% delle imprese in Veneto ha meno di 15 dipendenti. E quindi è bene ricordare che quando tu fai delle progettazioni di azioni a livello nazionale, devi capire, è come quando uno dice programma un pranzo, c'è chi mangia carne, chi non la mangia proprio mangia solo pesce, c'è il vegetariano, c'è chi ha altre allergie alimentari. Ecco, quindi a Roma quando dispongono sappiano sempre che uno dei commensali si chiama Veneto e non possono fare il menù senza aver sentito il commensale, uno dei commensali più importanti. E a Roma invece ho l'impressione che chi fa il menù si dimentichi del Veneto spesso. Sempre Foris? Sì, io devo trattare un argomento che cambiando diametralmente dopo, però ha tenuto banco e a molte persone ha dato fastidio anche la scena che c'è stata a Verona, quella delle ciliegie, secondo lei, cioè il fatto che Salvini, mentre si trattava un argomento molto, molto drammatico, abbia comunque continuato, insomma, l'abbiamo vista tutti la scena, non occorre che la descriva, secondo lei queste polemiche sono esagerate? Ma guarda, io penso assolutamente che noi non abbiamo bisogno di polemiche. Fra l'altro si è parlato, io fra l'altro ne avevo parlato con lui, lui sapeva di tutta la partita. Ovvio che poi cioè, i video vengono diffusi, vengono ovviamente commentati, boh mi fermo lì, però cioè, che si dica che lui è insensibile all'argomento, no, perché ne avevo parlato anche prima, questo onor davvero lo devo dire, dopodiché no, mi fermo qui. Cioè non... Ha parlato anche di alleanze? Potete dire se non parlano, grazie. Ha parlato anche di alleanze con Salvini, cioè l'ipotesi che lista Zaia e Lega corrano da sole le prossime elezioni. Ma secondo te, te lo vengo a dire? No, nel senso che, guardate, anche il tema... premesso che sono arrivato a Verona, la domanda che mi avevano fatto tutti i tuoi colleghi è venuto a inaugurare l'apertura della campagna. Ma di quale campagna? Di cosa stiamo parlando? Perché siamo in un paese nel quale forse non si andrà neanche più a votare. Aspetteranno la mia dissoluzione naturale, no? Dopodiché convocheranno le urne. E prima non sappiamo se si andrà a votare. Guardate, io non ve lo dico così per sfida, cioè a tutt'oggi non si sa quando si andrà a votare. E poi siamo a rischio perché se vai in autunno, se mi torna il coronavirus, voglio capire come faremmo col piano di sanità pubblica. Dall'altro c'è da dire che a livello nazionale sono 1500 comuni che vanno al voto e 7 regioni, perché c'è anche la Val d'Aosta, ho sempre detto 6 ma sono 7. Immagino che poi le segreterie faranno i loro ragionamenti a livello nazionale, ci sta, è la politica. Io dico che qui in Veneto... per venire
a dire qualcosa o a fare qualcosa col sottoscritto se non ti sei convertito all'autonomia, la vedo veramente improbabile. La conversione all'autonomia è rispetto nei confronti di 2.600.000 rotti mila veneti che sono andati a votare per l'autonomia, che non hanno la tessera della Lega, di Forza Italia, del PD, di 5 Stelle e di chi vi viene in mezzo, Fratelli d'Italia, ma sono veneti. E quindi chi non rispetta i veneti, com'è, non farà neanche un millimetro di strada al mio fianco. Presidente, lei questo lo sta dicendo perché ci sono dei partiti nella coalizione di centrodestra che secondo lei non si sono convertiti del tutto all'autonomia. No, no, ma io... Per parte no, di Fratelli d'Italia, per esempio, c'è un atteggiamento piuttosto ambiguo, nel senso che mi ricordo che Giorgia Meloni ha detto che per uno Stato centralista e federalista allo stesso tempo. No, guardate, io non mi riferisco a nessuno, dico semplicemente che da amministratore ho imparato una cosa, che patti chiari e amicizia lunga. L'altra volta nel 2015 abbiamo presentato penso una quindicina di progetti di legge il primo giorno, sono progetti di legge che poi vi ricordate sono arrivato col pacco di progetti ed eccolo qua, questo è il lavoro. Devo ringraziare questo consiglio che è stato un consiglio iperproduttivo, guardate da destra a sinistra, tutti veramente, questo consiglio è stato penso nella storia quello che ha prodotto più leggi, quindi hanno lavorato tanto, bravi. Dopodiché capite che quando ci metti la faccia i progetti devono essere chiari, se no non esiste. Posso intervenire sul tema? Ah, sì, sì. Prego. Quando lei dice chi non rispetta i veneti con me ha ben poco da fare, riferendosi al referendum sull'autonomia, significa il fatto che... Non è la mia candidatura questa. Certo, però dice per quanto riguarda l'alleanza devono essersi convertiti all'autonomia. No, io lo dico in generale. Chi non rispetta i veneti, il passaggio suo è stato questo. Sì, lo dico in generale perché vi ricordo che la mia maggioranza ha votato per l'autonomia. Certo, Presidente, ma l'impressione è che forse tra i primi a non rispettare i veneti, dal punto di vista dell'autonomia, sia stato proprio il segretario della Lega che era al governo, faceva parte della coalizione che all'epoca chiamavamo giallo-verde e l'autonomia che tutti si aspettavano, avendo una compagine leghista all'interno dell'esecutivo, non è arrivata. Beh, guarda, sei Alda, penso che ormai siano agli atti le attività sia della Lega e dei 5 Stelle del governo Conte 1. Cioè vi ricordo che Conte a dicembre 2018 si presentò spontaneamente ad una conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando la chiusura della partita dell'autonomia che si sarebbe concretizzata con il fine gennaio, primi febbraio 2019. Tanto vero dice noi chiuderemo l'accordo politico e poi daremo il via a tutto quello che sono le firme ufficiali. È arrivato gennaio, è arrivato febbraio, marzo, aprile. Nel frattempo noi siamo andati avanti a lavorare con il ministro Stefani che ha fatto un lavoro strepitoso perché oggi agli atti c'è lì quel lavoro, cioè tutti i tavoli e tutte le soluzioni per le 23 materie. Siamo arrivati a luglio quando il ministro Di Maio ha detto candidamente troppo presto per parlare di autonomia, bisogna buttarlo un po' più in là. Adesso dire che la Lega non ha fatto l'autonomia, nell'assemblea di condominio erano in due. A me risulta che uno dei due inquilini nell'assemblea di condominio non volesse farla, ma poi non vado neanche a riscavare il passato, io guardo il futuro, dico bene, noi nel frattempo abbiamo lavorato tantissimo, questo è bene che i veneti lo sappiano, ringrazio la delegazione trattante, se oggi c'è un progetto di autonomia scritto nero su bianco con tutte le evoluzioni giuridiche è grazie al Veneto, fra l'altro stanno uscendo anche libri, è uscito il libro del professor Bertolissi, uscirà il libro del professor Stevanato, del professor Giovannardi, e quindi sono tutti in produzione proprio perché abbiamo fatto un sacco di lavoro. L'autonomia la porteremo a casa, guardate, io lo dico, l'autonomia farà la fine delle Olimpiadi, vedrete. Sì, Treviso e la badante, e i contatti che abbiamo ricostruito ci portano a mandare in isolamento 38 persone. Non il calcio, il calcio arriverà domani probabilmente. Dei due cluster che conoscete, insomma, il matrimonio di Bologna e sì, scusa, e la caserma Serena, il pakistano. Sì, lì erano in molti, quindi è inevitabile che l'isolamento scatti per tutti coloro che erano lì. Allora, Frigioni e Bonnet, che mi scuso, ma lo specchietto non ce l'ho, ti rimesso dietro.
Ciao. Veneto, sono condivise anche dalle altre regioni? Sì. Totalmente, sì, quindi sì. All'unanimità. Sono le linee guida delle regioni. Poi volevo chiederle, ci sono aggiornamenti per la questione della neonatologia di Verona? Beh, guardate, lì è una situazione complicata, anche perché, cito spannometricamente, quindi prendete i dati, è una situazione che noi abbiamo appreso giovedì scorso, giovedì sera, non ne sapevamo nulla. È un'infezione ospedaliera, è un'infezione di un batterio peraltro che è un batterio che non usualmente si presenta nelle infezioni ospedaliere, quando arriva è un batterio complicato, da quello che ho letto. Stiamo parlando del primo caso novembre 2018, correggimi se sbaglio qualche... Stiamo parlando di un primo caso novembre 2018, stiamo parlando poi di altri casi nel 19, se non ricordo male marzo 2019, stiamo parlando di, ci hanno scritto, sanificazioni fatte e operazioni fatte nel frattempo, adesso cercheremo con le commissioni di capire quali saranno le sanificazioni, quali saranno le attività, e quindi poi si arriva a un consuntivo, il 2020 è stata una costellazione di purtroppo di decessi e di bimbi che si sono ammalati, che sono stati aggrediti da questo batterio. Dottor Cobello ha nominato una commissione di esperti autorevole. Io ho chiesto al dottor Mantoan, ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, in maniera assolutamente rispettosa, senza voler fare giustizialismo, ma che provveda a nominare un ulteriore gruppo di lavoro, diciamo di standing nazionale se non internazionale, adesso vedremo quali saranno i professionisti, insomma di igiene, di medicina legale o quant'altro, perché è bene che si chiarisca fino in fondo tutto quello che è accaduto nell'interesse dei genitori, delle famiglie e di questi bimbi, e ovviamente anche per capire questa infezione ospedaliera che storia ha e che evoluzione ha avuto e avrà. Sapete, ci sono poi dei contatti, ho letto la relazione, quella micro relazione che per adesso abbiamo, che sono due cartelle, si parla di un bimbo inviato da San Bonifacio, quindi la domanda che io faccio, ma San Bonifacio aveva il batterio o il bimbo si è infettato a Verona? Questa è una domanda che faccio. Si parla di un altro ospedale, Villafranca, ma non si capisce bene se il bimbo arriva infettato o si infetta. C'è la prima bimba, purtroppo, che è deceduta, dove la diagnosi è stata fatta al Meyer di Firenze e poi la bimba è stata portata a Gaslini di Genova. Insomma, guardate, è una situazione complicata e noi l'abbiamo assolutamente, abbiamo avuto informazioni di questo giovedì. Tanto che la signora mi ha parlato e mi ha detto c'è un problema, devo parlarti, è venuta fuori questa storia. Non compete a noi, ovvio che non compete a noi sapere se c'è un'infezione o quant'altro, però no, si protrae da un po' troppo tempo, nel senso che dal 2018 vogliamo capire anche l'evoluzione e le attività che sono state fatte. Fermo restando che è un batterio insidioso, molto insidioso. Allora, volevo capire una cosa, queste linee guida sulla scuola, quindi devono essere oggetto di un recepimento da parte sì. del governo, quindi potrebbero non essere queste, non sono definitive. Diciamo che al 90% sono già condivise. Cioè, per condivise. Dire, tutto questo tema della mascherina sì, no, è ancora oggetto di trattativa? Sì, loro hanno l'incontro anche domani, ma insomma, considerate che sono le linee guida delle regioni, argomentare contro queste linee bisogna argomentare con argomenti solidi. Perché dietro le nostre linee guida ci sono i dipartimenti di prevenzione, cioè non è che ce la siamo fatte noi tra amministratori. Ok, poi volevo fare una domanda un po' più tecnica su quello che riguarda le discoteche. Sì. Cioè, la leggo come mi è stata posta, i locali all'aperto, è confermato che potranno far ballare i clienti da questo venerdì 19 giugno? A distanza. Come previsto dall'ordinanza? 2 metri, no? Del 13? 2 metri. Sì. 2 metri e pista all'esterno. Niente ballo di contatto, il latino americano, tutti si scrivono del latino americano. No, ballo di coppia, ecco sì. Ok, quindi confermate le regole, le linee guida del. Sì, sì, assolutamente sì. Ok, grazie. Prego. Collega TGR. Sì, volevo, forse mi è sfuggito, ma
Per le linee guida che riguardano la scuola, che succede per l'infanzia, la scuola di infanzia? Perché lì ovviamente per i bambini dai 3 ai 6 anni la situazione non è governabile come per dalle elementari in su, e quindi pensare ai distanziamenti, pensare a misure in qualche modo che si possono mettere in cantiere per le altre situazioni è molto complicato. Ma sai, al momento noi abbiamo le linee guida che sono quelle i 0-3 e successivi anni, sono quelle del numero di operatori e la gestione dei bimbi, cioè sono in quelle linee guida, quelle dei centri estivi. Cioè se noi domani mattina aprissimo, cioè domani mattina, quindi con questa situazione epidemiologica, applichiamo quelle linee guida che possiamo farti avere dopo. Queste vanno per i materni, sì. Vanno fuori 0-3, partono i materni, quindi materni. Sì, ma la scuola dell'infanzia. Ancora Tosato. Sì, io avevo un dettaglio su una domanda che è arrivata e poi volevo tornare un attimo sul discorso dell'autonomia. Il dettaglio è questo. Ci segnalano questa storia delle piscine condominiali nei luoghi turistici. Sembra che i gestori abbiano chiesto l'autocertificazione a quelli che vogliono farne uso e che abbiano fatto presente che occorre un registro delle presenze. È corretta questa procedura? Sì, cioè perché allora la piscina condominiale sopra i 9 unità, non so, no? Le 9 unità prevede una sorta di regolamento con la nomina di un responsabile della sorveglianza, però poi insomma capite che poi c'è una gestione, con l'amministratore del condominio mettono in piedi una gestione. Cioè, comunque, insomma, come procedura è corretta? Sapete, cioè, delle due l'una, o codifichiamo tutto e complichiamo la vita, oppure lasciamo che ci si organizzi partendo dalle linee guida, insomma, ma se si complicano la vita, allora cioè, torniamo al centro, cioè, io non so cosa farci. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, la domanda riguardava il fatto. Nel senso che qualcuno interpreta le linee guida in maniera più restrittiva di un regolamento restrittivo. Cioè. Comunque mi sembra che sia previsto questo. Ma sì, ma cioè non... Vabbè. È gestibile la piscina, È gestibile. Tornando sul discorso dell'autonomia, allora, un suo assessore, che si chiama Roberto Marcato, non fa mistero, l'ha dichiarato più volte, l'ha detto anche a Salvini, ci ha detto l'altra sera, che lui sarebbe favorevole a che la Lega corresse da sola. E, come dire, lui giustifica questo atteggiamento con una considerazione, cioè dice la Fratelli d'Italia, che in questo momento potrebbe sembrare il partner più significativo, quello più accreditato dai sondaggi, quello emergente, è erede di una legittima tradizione centralista, statalista, che vede il primato assoluto dello Stato rispetto ai territori. La Lega ha una cultura, una sensibilità e un percorso antitetico. È evidente che noi per spingere sull'autonomia ci ritroveremo questi partner, nel migliore dei casi recalcitranti, ma spesso anche su posizioni contrarie, e non si capisce perché dobbiamo allearci con loro. Allora, il dubbio malizioso è che questo preambolo sull'autonomia, nel senso che sottoscrivete l'adesione e la richiesta al programma dell'autonomia, oppure non ci sarà spazio per voi nella coalizione, sia un modo, come dire, sia un modo astuto per farsi dire di no e per correre da soli. Ma guardate, cioè, ormai è assodato che io ho scritto il famoso contratto per l'autonomia, no? Ce ne sono due copie, una ce l'ho io e l'altra ce l'ha Salvini, che incontra i tavoli a livello nazionale, e vale per tutte le regioni, perché se credi nell'autonomia, credi nell'applicazione del titolo quinto del 2001, credi nell'applicazione della Costituzione. L'autonomia è costituzionale, lo dico a quelli che magari si sentono più italiani di altri, che sventolano tutti in ogni istante
cantano l'inno d'Italia, sventolano il tricolore, ma vorrei ricordare che l'autonomia fa parte della Costituzione. Non è che c'è chi ha la patente di italianità e quelli che pensano all'autonomia sono un'altra roba. Punto. Dico che il documento non è assolutamente una provocazione, è un resumé del pregresso con delle soluzioni, degli impegni finali. Quando decideremo di renderlo pubblico capirete che non è infirmabile. Guarda, se io lo mettessi sopra questo tavolo me lo firmate tutti, a prescindere dal vostro pensiero politico, che siate di destra, di sinistra, di su, di giù, cioè, è firmabile, è un fatto di buon senso e di rispetto della Costituzione. Sapete, quando ti scotti con l'acqua calda, poi hai paura anche di quella fredda. E siccome sono già passati quasi 1000 giorni dal referendum, 900 e quanti? È Antenna 3 che fa il conto tutti i giorni. Però sei impreparato, non va bene. Contali. Tra i 950 e i 1000. Comincia a contarli. Dal 22 ottobre 2017 ad oggi, quindi sono quasi 1 migliaio di giornate, penso che sia più che sufficiente e che ci legittimi a portare un documento al tavolo, no? E quindi Marcato, immagino, si riferisse al fatto, cioè desse come diciamo sottointeso che dietro quelle dichiarazioni c'era comunque il tema del contratto per l'autonomia. Vanza. Presidente, tornando invece alle riaperture e al ritorno alla normalità, voi avete fatto le linee guida per le scuole, però le università continueranno online fino a gennaio, riprenderanno da gennaio 2021, creando anche tutta una serie di ripercussioni su tutto il mondo economico che ruota attorno alle università, certo. I bar, le tavole calde, le copisterie, le cartolerie, eccetera. Dall'altro lato, sempre legato alla scuola, c'è il tema dei trasporti, che avete già affrontato ma che non è stato ancora risolto, e c'è il fatto che anche con il nuovo orario ferroviario alcuni treni non sono stati ripristinati, quindi la gente è tornata a lavorare, tantissimi sono tornati sul posto di lavoro, quindi non ci sono solo lavoratori in smart working, però anche dal punto di vista ferroviario dei trasporti ci sono grossissime difficoltà. Messa tutta assieme, secondo lei quando è che si potrà tornare a una situazione, non dico anti-Covid al 100%, però insomma, fare in modo che la gente possa vivere? Alda, guarda, rispetto alle linee guida e di PCM le università possono aprire anche domani mattina, cioè nel senso che gli esami si possono fare, poi io rispetto la scelta dell'università, voglio essere, non mi permetto di fare ingressi a gamba tesa, però sono scelte dell'università. Perché magari qualcuno ci scrive e ci dice, ma voi dovete fare l'ordinanza per poter fare gli esami fisicamente e non in maniera virtuale, ma si possono fare, non c'è nessun divieto. E io spero che si apra l'anno accademico in maniera analogica, non in maniera digitale, cioè che l'anno accademico 2020-2021 sia un anno accademico anche a Treviso, con il corso di laurea in medicina e chirurgia, lo si farà in maniera con la presenza fisica. E l'assessore De Berti, che è diventata il mastino di Trenitalia, io dico ogni tanto che varrebbe la pena anche che cominci a zannare, sta seguendo sta partita dei treni. Sulla partita dei treni siamo fortemente preoccupati. Il trasporto pubblico in generale ci preoccupa. Ripeto, io resto convinto che debbano essere modificate le linee guida. Ho sollecitato per iscritto, si porti la mascherina e si tolga questo vincolo del dimezzamento dei posti sul trasporto pubblico. Però è vero che alcune corse non le hanno ripristinate e onestamente non è giustificabile. Io non vorrei che vogliano recuperare i fatturati persi del lockdown, diciamo, tirando sulle corse. Quindi noi siamo a chiedere assolutamente che si attivi lo status quo rispetto a giugno dell'anno scorso. I giorni sono 969. Presidente. Grazie mille, grazie Fois. Ecco, ricordatelo, quasi 1000 giorni. Oggi è il 117esimo giorno, lo dicono quelli che si preoccupano di quanti giorni siamo qui. Altre domande o chiudiamo? Grazie, vi consegniamo allora le linee guida
E domani, lo dico soprattutto a chi è a casa, magari a bimbi, la professoressa Dadalt. E gli scusi, le case di riposo invece quando le linee guida? Noi contavamo di chiuderle oggi, onestamente. Considerate che abbiamo avuto più dispendio di tempo, perché non sono solo case di riposo, sono anche i centri per disabili, c'è cioè i centri di accoglienza, insomma tutto quello che è mondo della fragilità, definiamolo così. L'accenno ai tagli e alla difesa del turismo riguarda i treni? Sì, sì, treni. Ma ovviamente anche la gomma deve ripristinare tutto, però oggi il vero tema sono i treni, perché io ho molti pendolari che la sera non trovano, ad esempio, esatto, di Venezia a Udine. Il punto è che c'è gente che magari lavora a Venezia, va a Venezia, deve tornare a casa. L'ultimo treno è delle 21, quando fino a pre-Covid era alle 23. Questi non sono più come tornare a casa. Però è Treni Italia, se si chiamasse Treni Veneto, allora sarebbe un'altra roba. Buon lavoro, grazie. Angelo, ma Curzio che fine ha fatto nella vita? Non so. Abbiamo visto, si è appena conclusa la conferenza stampa, tematica calda è quella legata alle scuole, nello specifico, infatti il governatore Zaia ha puntato parecchio l'attenzione proprio sulla questione delle scuole, delle riaperture, su come si tornerà a scuola a settembre. Intanto noi, come di consueto, diamo uno sguardo al report inviato da Azienda Zero, quindi vediamo se ci sono state variazioni questa mattina rispetto a ieri, e si nota fortunatamente uno zero per quanto riguarda i nuovi casi positivi, nessuna variazione, restano 19.225. Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare siamo a quota 834, di conseguenza sono sempre in diminuzione di giorno in giorno. Nello specifico, situazione ospedali in area non critica in terapia intensiva. C'è un nuovo soggetto in area non critica, uno solo, quindi siamo arrivati a 254. Resta invariata, quindi questo zero, la situazione in terapia intensiva rispetto a ieri. Nessun nuovo paziente in terapia intensiva, un totale di 12. E fortunatamente dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina nessun decesso, zero decessi nella notte. Siamo a quota 1418 dal 21 febbraio ad oggi, quando è partita l'emergenza, e appunto la situazione è questa all'interno degli ospedali del Veneto. E problemi, criticità e quant'altro che interessano anche tutto il mondo dell'alpeggio. Allora andiamo a vedere. Una tradizione antica, radicata in modo fortissimo nella cultura veneta, che si rinnova ogni anno, con riti che hanno tutto il profumo della storia. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche e la piaga dei predatori, le malghe tornano alla vita. Prima di partire c'è giusto il tempo di ricevere la benedizione del parroco e di recitare una preghiera per la protezione delle mandrie e dei malgari. Stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità. E fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa. Benedetti uomini, animali e mezzi, c'è lo spazio per uno spuntino e si parte verso i prati del Monte Grappa. Quest'anno un po' tardivi, causa brutta stagione, però sono ottimista perché quest'anno ho cambiato malga e in teoria dovrebbe andare tutto bene. Oggi appunto c'è anche la ricorrenza di mio padre, che è 2 mesi che è venuto a mancare, e sono molto ottimista e andrà tutto bene. Salire in malga vuol dire anche abbandonare la sicurezza delle stalle di pianura e andare incontro al rischio di predazioni da parte dei lupi. Ogni giorno mi arriva decine di sms di attacchi, predazioni dai lupi. Però speriamo bene, dai, voglio neanche pensare a queste brutte tragedie, speriamo bene. Il lavoro in malga porta avanti queste importanti tradizioni, cercando ogni giorno di superare le difficoltà che il settore incontra in questo periodo. La forza che ci fa andare avanti è indubbiamente l'attaccamento alla nostra terra e al nostro bestiame, che ci fa fare la differenza. Allora via, verso l'alto, e che i campanacci risuonino quest'anno e per molti altri a venire fra i prati e i boschi delle nostre montagne. E a Vicenza farà la differenza invece una nuova app per lottare contro il degrado e soprattutto l'abbandono dei rifiuti in città. La cosa più interessante che abbiamo fatto è stata questa parte della segnalazione, come si diceva prima, in cui l'utente
inserisce il suo nome, cognome, telefono, l'email e può essere anche geolocalizzato. Furbetti dell'abbandono di rifiuti, attenzione! Una nuova web app messa a punto da IM Ambiente consentirà di informare in tempo reale l'ufficio segnalazioni della società di situazioni di degrado e di abbandoni sconsiderati di immondizia. Ciascun utente, una volta scaricata l'app nel proprio cellulare, potrà scattare foto geolocalizzando il luogo dell'abbandono, aggiornando immediatamente la mappa dell'incuria. Informazioni utili che, in coordinamento con le autocivetta comunali, sono un ulteriore passo avanti nell'inibire comportamenti incivili e mantenere così la città più pulita. Abbiamo visto che attraverso anche le segnalazioni di tanti cittadini consapevoli si può fare un bel lavoro e riuscire a colpire invece i recidivi dell'abbandono, della non corretta differenziazione. Crediamo che un'app di questo tipo, che è molto semplice, molto snella, non soprattutto non appesantisce i telefonini ed è accessibile in qualsiasi momento, sia una delle soluzioni che si può offrire verso questo tema. Noi ci aspettiamo che questo strumento faciliti il contatto con la cittadinanza e quindi ci permette di ottenere quei due obiettivi, e cioè una riduzione dei rifiuti abbandonati fuori dai luoghi deputati a riceverli e un miglioramento della gestione dei rifiuti differenziati, fornendo ai cittadini la giusta e corretta informazione di dove devono essere messi in funzione della tipologia. E paladini della lotta al degrado anche tanti giovani di Cartigliano che sono rimboccati le maniche, hanno ripulito la Barchessa e sono stati premiati dalla Proloco. Le immagini dell'immondizia in Barchessa sono solo un ricordo, merito di un gruppo di giovani cartiglianesi che con scopa e palette hanno ripulito l'intera area, dando un segnale di grande senso civico e di collaborazione con la Proloco. Un gesto che ha premiato il dialogo fra amministrazione e gioventù. Veniamo tutti noi da un momento veramente difficile e mai come adesso servono degli esempi positivi. L'amministrazione comunale di Cartigliano ci tiene a sottolineare la responsabilità che hanno avuto i nostri ragazzi nel porre rimedio ad una situazione di degrado che si era effettivamente venuta a creare. A nome dell'amministrazione penso sia doveroso ringraziare anche la Proloco di Cartigliano che, per premiare la buona volontà dei nostri ragazzi, ha ricavato questo spazio per permettere loro di trovarsi in sicurezza. Adesso andiamo a Venezia, vi raccontiamo la storia di uno storico parrucchiere, barbiere che a 81 anni ha deciso di appendere il camice al chiodo. Per 40 anni le sue forbici hanno incrociato e raccontato i glamour in laguna. Anche per Giancarlo Zennaro, 81enne storico parrucchiere dell'Hotel Bauer a Venezia, è arrivato il momento della meritata pensione. La sua, ci dice, è stata una vita meravigliosa. Nella sua valigia una miriade di aneddoti. E la mia vita al Bauer è stata, guardi, stupenda, perché per la gente, per la gente di portineria, mi sono fatto amico, e poi la clientela che era internazionale. Un aneddoto, un signore brasiliano, marito e moglie, veniva e lui tutto il mese che rimaneva a Venezia prendeva su e lavorava in portineria. Mi piaceva servire il portiere, era miliardario, abitava in Brasile, a Rio, a Botafogo, e lavorava in portineria. Un altro discorso, potrebbe essere in quel periodo un ricco marajà viene, prende tutto il piano nobile, bloccano tutto, nessuno può passare, nessuno può andare, e lui non si vedevano quasi mai, e prima di andare via a tutti quanti quelli che gli avevano servito, gli ha regalato un Rolex. Tra le sue clienti più affezionate c'è anche la fotomodella Naomi Campbell. Un giorno Naomi arrivò a Venezia e chiese di lui per un taglio, ma... Una donna stupenda e di una gentilezza unica, che tutti dicono, però mi aveva raccomandato una cosa, non parli, non mi racconti niente, non voglio sapere niente, io voglio alzarmi, stare tranquilla e basta. Io ho fatto come ed è stato un connubio perfetto. Era venuta da Londra e aveva telefonato che l'aereo era in ritardo a Venezia. Mi chiedono se potevo fermarmi in negozio, dunque erano le 8, però alle 10, 10 e mezza hanno telefonato che non arrivavano. Non arrivavano perché dovevano andare prima da Cipriani alla Risbar a cena.
perché sennò il Rigo non avrebbe più dato, più dato da mangiare. Allora sono andati prima a mangiare, sono usciti a luna di notte e praticamente mi ha saldato una grossa mancia e mi ha detto: guardi, vado a dormire, non ho più voglia di niente. Sono storie di vita davvero splendide da ascoltare. Allora, complimenti comunque a questo 81enne che li porta davvero bene gli anni, questo barbiere parrucchiere 81enne, il parrucchiere anche di questa star che è Naomi Campbell. Io prima dei saluti ricordo gli appuntamenti del pomeriggio. Dalle 16.30 si comincia, come sapete ormai tutti quanti, con ginnastica dolce, tai chi e zumba, quindi gli appuntamenti restano invariati per mantenersi in forma e poi invece, come sempre, alle 18 ci spostiamo tutti idealmente alla Basilica del Santo per seguire in diretta la Santa Messa. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio a tutti voi.